La scelta del comune è stata quella di affidare ad Aster tutto lo sfalcio dell'erba. Prima, come sapete, c'era un po' di ambiguità perché alcune competenze le aveva AMIU, altre le aveva Aster, e questa ambiguità ha creato dei disservizi sul territorio. Aster in questo momento ha la palla in mano, ha fatto una programmazione molto attenta dividendo la città in tante zone. Ogni zona ha una data ben precisa di intervento, quindi i cittadini sapranno esattamente quando sarà fatta. Ci sono dei monitoraggi molto attenti che impongono a chi fa lo sfalcio di fare una foto prima ma è una foto dopo che ha finito l'opera per fare un archivio degli interventi che sono stati fatti, ma la cosa più innovativa è che lo sfalcio che si svolge su 1064 km, quindi una quantità importante di percorso, verrà fatto in due passi, sedi diverse, in due momenti diversi. Prima c'era un solo passaggio, invece adesso faremo due passaggi. Il primo si concluderà il 31 luglio, il secondo partirà dopo Ferragosto. È evidente che col doppio passaggio miglioreremo sicuramente la vivibilità. E questo sfalcio nella pianificazione prevederà gli interventi sia sulle strade principali che sulle crose. Per il Puntegolo Rosso l'attacco ormai è annoso, avete un piano di difesa? Abbiamo consultato dei tecnici di fama che ci hanno dato delle indicazioni molto precise. Stiamo facendo un progetto pilota che prevede un intervento nelle zone più densamente popolate da palme e che hanno subito anche maggiori danni da parte del Puntegolo Rosso. Una è Viale delle Palme, dove potete già verificare che stanno facendo la sostituzione delle vecchie palme con delle palme diverse ma simili, che sono le dactilifera. Sono state accettate dalla soprintendenza. Questa soluzione farà sì nei 24 mesi di prova che potremo misurare e capire se con questa opzione qua riusciremo a debellare questa malattia che sta attaccando tutte le palme, non solo a Genova ma in tutta Italia e in tutta Europa.